Avanti! Antonio, per favore, vai a vedere che c'è fuori. Perché ci siamo dovuti trasferire in Italia? Stavo così bene a Los Angeles e avevo tanti amici. Adesso invece non conosco nessuno. Ciao. Ciao. Ti volevo chiedere se... No. Ma... Non mi importa e non mi importi tu. Lascia stare, Monica. È fatta così. Comunque, piacere. Io sono Valentina. Tu sei Jade, giusto? Sì. Ma difendete l'intervallo? Sì. Qua in Italia dura poco. Ma vi sentite grandi? Insultare una ragazza solo perché è nuova? E stare lì fermi senza dire niente? A me non interessa del tuo discorsetto, è stato divertente. Sai una cosa, penso che Jade abbia ragione, non è divertente. E anche voi dovreste pensarci seriamente. Hai visto, Marika? Solo tu la trovi divertente e rimarrai da sola. Buongiorno ragazze! Buongiorno. Jade, scusami, forse ho esagerato. Sinceramente non so nemmeno io perché mi comporto così. Ricominciamo da capo? Va bene. Prof, non so come, ma il corridoio era vuoto. Ma lo sai, prima quando sono uscita per andare in bagno ho visto... Prof, potrei andare in bagno? Sì, vai. Grazie. Ma sei sempre in ritardo. Ma Lucas non torna, è fuori da un quarto d'ora. Vado a vedere. Prof, posso andare a cercare Lucas? D'accordo.
Ma cosa stai facendo? Per favore, non dirlo a nessuno. Già mi prendono in giro per niente se gli direi quello che hai visto. Perché te ne stai qui tutto solo? Non vale la pena stare fuori per tutto quello che c'è. Ti prego, non lo dire a nessuno. Preferisco stare qui nella mia tranquillità. Dammi un secondo, di al proprio lavoratore. Dimmi come ti pancia. Va bene. Ma sei appena arrivato, eppure in ritardo. Ma è urgente. Va bene, vai. Invece di prenderlo in giro, gli avete mai chiesto perché in classe ci sta così poco? Prof, scusi, io vado a vedere come sta. Aspetta, so che il mondo fa schifo, però se vuoi possiamo darci una mano a sopportarlo. Va bene, dai. E poi quando sono rientrata in classe era come se non fosse successo nulla. Ma dai, assurdo. Ah, ma quindi anche a te è successo di essere capitata in un altro posto completamente diverso dal corridoio quando sei uscita dalla classe? Shh, ma nessuno ci crederebbe. Buongiorno, buongiorno. Comodi, andiamo al suo posto che cominciamo. Ok, campana suonata, per oggi basta così. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Credi che sia successo anche a loro? Non lo so, glielo chiediamo. Sì, dai, andiamo. Di cosa state parlando? Ragazzi, non ci crederete mai, ma ieri e oggi ogni volta che siamo usciti dalla classe ci siamo trovati in posti strani. Veramente? Io mercoledì sono finito in palestra. Che succede, Angelica? Oggi non sei la solita. Tutto bene? No, ma le volevo chiedere una cosa. Ma lei è vero che oltre a insegnare qui insegna anche a Masbianco? Sì, perché me lo chiedi? No, niente, per curiosità. Mi piaceva sapere. Ma lei quanti anni ha? Mi sembra un po' troppo giovane per insegnare. Anche se sembro molto giovane, in realtà ne ho 35. Ora torno a fare gli esercizi. Ma lei è sposata? Ti ho detto di smetterla, torna a fare gli esercizi. Ora devi smettere di infastidire il nostro prof preferito. Bene ragazzi, ora torniamo in classe. Angelica, cosa succede? Ti vedo davvero giù di morale. Mio padre se n'è andato da casa nostra, perciò le volevo chiedere, dato che mia madre è stata la sua ragazza al liceo, se si potesse mettere di nuovo insieme a lei, perché io voglio avere un padre e io le voglio davvero bene. Ah, è per questo che mi facevi tutte queste domande. Sì, quindi vuole mettersi insieme a lei. Mia cara Angelica, io e tua madre abbiamo deciso di prendere strade diverse molto tempo fa. Però se avrai bisogno potrai contare su di me.
Dimmi. Scusi, prof, in questi giorni lei non ha notato nulla di strano? No, non ho notato nulla di strano. Ma adesso smettetela di farmi perdere tempo con queste cose, però. Avanti! Permesso! Buongiorno, ragazzi! Scusi, prof, disturbo? No, non abbiamo ancora iniziato perché i ragazzi mi stavano facendo una domanda strana. Ah, sì? Che tipo di domanda? Ma mi stavano chiedendo rispetto a dei strani avvenimenti degli ultimi giorni. Ah, allora forse so io di che cosa si tratta. Vi ricordate quando vi ho parlato dei cortometraggi? Ricordatevi che niente è come sembra. It's a kind of magic. E che il cinema è magia. E dobbiamo rifare la gara dello stanzino di vita. Dai ragazzi, dobbiamo finire. Ma io devo fare tuo padre. One dream, one soul.